Siamo alla fine del mandato, un mandato è durato circa 3 anni e mezzo. All'inizio io ho trovato un ambiente molto conflittuale, di conflittualità accentuata all'interno degli organi. Ricordo che all'inizio noi siamo entrati in carica con qualche mese di ritardo, proprio dovuti alla conflittualità interna alla Fondazione. Però sono soddisfatta del lavoro fatto in questi 3 anni e mezzo perché sono comunque riuscita a creare, credo, un clima di squadra. E nel Consiglio di indirizzo c'è stato un confronto, ma è stato un confronto sano, sempre nell'ottica di arrivare a una sintesi nell'interesse della Fondazione e della città. La Fondazione ha erogato oltre 5 milioni in questi 3 anni del nostro mandato e nei vari settori di intervento propri della Fondazione. Diversi sono i soggetti che hanno beneficiato delle erogazioni da parte della Fondazione nel settore dell'istruzione e formazione. La Fondazione ha erogato anche nel settore della cultura e del recupero artistico dei beni cittadini e in questi ambiti è stato fondamentale l'apporto della Fondazione perché sono venute a mancare anche le risorse immesse in questo settore da parte sia della provincia che della Camera di Commercio. Siamo stati come sempre anche molto attenti alla promozione nel campo del sociale e in questi anni anzi abbiamo aumentato le nostre erogazioni in questo settore in questi anni di particolare crisi sia economica che sociale del nostro territorio. La Fondazione si è anche impegnata in singoli eventi
di rilevanza, diciamo, per la città. Deliberato l'acquisizione di quote del fondo Housing Toscano, grazie al quale i 2 milioni messi a disposizione da parte della Fondazione genereranno investimenti sul territorio per 6 milioni. Verranno realizzati circa 60 appartamenti e parteciperà anche il Comune, e questo andrà incontro alle esigenze della cosiddetta fascia grigia. Altro esempio è il fondo per la povertà educativa minorile. Un 45.000 euro della Fondazione genereranno 260.000 euro grazie alla leva offerta dal credito d'imposta generato da questo intervento della Fondazione, che potranno essere investiti in due fasce di età da 0 a 6 e da 11 a 17 nella fascia medie e superiori per quest'anno, e sarà comunque un intervento che poi si ripeterà per ulteriori 2 anni, quindi per un triennio totale, che consentirà di intervenire sull'abbandono scolastico e sull'integrazione sociale sui bambini in situazioni di disagio sociale ed economico. In questi anni abbiamo operato anche nell'ottica della trasparenza, portando ad una revisione dello statuto, anche recependo il protocollo ACRIMEF e portando alla definizione di 3 regolamenti che strutturano l'attività della Fondazione. In quest'ottica abbiamo anche pubblicato sul sito statuto, regolamenti, iniziative, quanto viene erogato dalla Fondazione, in modo che ci siano notizie e consultabili da tutti. Dopo ampia discussione all'interno degli organi della Fondazione è stato deciso di accettare l'offerta di transazione della banca, offerta dalla banca, perché in questo modo abbiamo ritenuto di tutelare al meglio il patrimonio della Fondazione. Siamo stati avvalorati, oltre che dal parere legale, anche dal confronto con il nostro advisor finanziario. In questi anni abbiamo sempre seguito la vicenda della Galleria degli Alberti, cercando di sensibilizzare i vari organi della banca su questo tema e sensibilizzando anche la sovrintendenza fiorentina. Siamo riusciti ad ottenere anche un ulteriore impegno da parte della banca con la firma di un protocollo d'intesa che vedrà in base al quale la banca si impegnerà nei prossimi anni a sostenere iniziative della Fondazione nei confronti del territorio pratese. Le fondazioni stanno attraversando un momento di riforma e anche di cambiamento del proprio ruolo. Devono passare a un ruolo di maggior catalizzatore anche delle risorse, sia economiche che di competenze dei territori di riferimento. Credo che questo sarà il nuovo ruolo anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato, quindi essere presente sul territorio, fare da stimolo anche nei confronti del terzo settore in generale, per cercare di fare rete e avere il massimo ritorno anche dalle erogazioni che la Fondazione può fare sul territorio stesso.